Modellisti galattici, bentornati nella clinica del Doc. Oggi, per continuare la nostra serie sullo scaven famelico, vi mostro come dipingere l'armatura. In particolare vi mostrerò anche come aggiungere degli effetti di weathering, in particolar modo la ruffine, sull'armatura del nostro topino. La prima cosa che faccio è stendere il colore di base su tutte le aree metalliche del modello e il colore che utilizzo è il Lead Belcher. La base di Lead Belcher è asciutta, ora è il momento di passare delle lavature per dare un pochino di texture al metallo. La prima lavatura che applico è Null Noil, seguita, una volta che il Null Noil è asciutto, da una passata di Agrax Earthshade. Ora che le lavature di Null Noil e Agrax Earthshade sono asciutte, è il momento di dare un po' di spessore, per così dire, all'armatura. E vi mostro a questo punto come dare un aspetto arrugginito alle placche metalliche. La prima cosa che faccio è diluire all'inverosimile dello Scrag Brown e applico questa lavatura homemade, diciamo così, nei recessi dell'armatura. Dopo aver applicato la lavatura di Scrag Brown, ne applico una seconda, questa volta di Troll Slayer Orange, ma restringendo l'area di applicazione. Ora che la lavatura di Troll Slayer Orange asciutta, creo un mix tra Hardcoat e Seraphim Sepia, creando una lavatura che anziché essere opaca ha una finitura lucida, e la applico in maniera totalmente random sull'armatura. In questo modo ridò un pochino di lucentezza al metallo, ma senza utilizzare colori metallici, quindi creo solo qualche riflesso, diciamo così. E ora comincia la parte divertente. Con un pennello con una buona punta e lo Stormo Silver dobbiamo disegnare a mano libera dei graffietti, concentrandoli principalmente sulle parti più in rilievo, come per esempio gli spigoli, oppure quelle più esposte, per esempio la coppa, per intenderci. Quindi, pennellino e Stormo Silver e via. Ed ecco l'armatura bella rovinata, bella scheggiata e arrugginita. L'ultima cosa che ci manca da fare è un piccolo dettaglio, ovvero il legaccio che tiene unite le due parti di armatura, che dipingerò con una base di Abaddon Black, seguita da un Edge Highlight di Mechanical Standard Grey e infine di Administratum Grey. Ed ecco fatto. Come vedete, ci mancano solo le armi da dipingere, che tratteremo nella prossima puntata. Alla prossima! Se questo video vi è piaciuto, oppure se avete idee, pareri, consigli o suggerimenti per dei futuri tutorial, lasciate un commento qui sotto, oppure sulla pagina Facebook e fatemi sapere. Ah, dimenticavo! Doc Nico riceve solo il suo appuntamento.